Noi che siamo rappresentanti del Consiglio di amministrazione eletto dall'Assemblea riteniamo che sia, come dire, la nuova vita dell'associazione. Dopo 100 e oltre anni di attività è opportuno che si integri e migliori e si rapporti ancora meglio con la società ternana e in generale. E da qui quindi lo sforzo per un'azione di rinnovo che mi sembra giusta e necessaria. Gli obiettivi sono quello di far crescere ancora l'istituzione. Stiamo regolarizzandola sul piano formale con la trasformazione in associazione di diritto privato, così come stabilito dalla legge regionale, e poi quindi ampliare i rapporti intanto con le altre istituzioni della città e avviare anche nuovi servizi che riteniamo siano importanti sia sul piano sociale e speriamo anche sul piano economico. Questo nuovo centro di formazione che è nato a Terni, che è nato grazie all'interessamento della Opera Pia Pubblica Assistenza di Terni, e è un nuovo centro che diciamo attiene ad un comitato scientifico nazionale con praticamente centri di formazione in tutto il territorio italiano, e noi oltre che centro di formazione siamo diventati anche in automatico centro di riferimento per la formazione regionale. Quindi questo significa rivestire un'importanza sia per la città, quindi come produttori di nuovi elementi, quindi di corsi specializzati per la rianimazione e la defibrillazione, per la preospedalizzazione e per la ALS, che sarebbe l'avanzato per la rianimazione. Oltre queste offerte noi siamo anche capofila nell'Umbria, quindi tutti coloro che nasceranno da adesso in poi dovranno in qualche modo far riferimento al nostro centro di formazione e centro di riferimento regionale.